presidente di Daunia e Sannio, presentazione di un evento il 7 di ottobre, poesia, cultura e tante altre cose che ormai sono anni che ci conosciamo, non solo con me ma con tutti questi nostri amici che ci ascoltano, ci vedono, ma soprattutto poi chi segue tutti gli eventi. Allora, presentiamo Federico II, edizione 2023, che prende il nuovo nome. Partiamo da questa novità innanzitutto. Bene, quest'anno abbiamo voluto dare un nome ancora più rappresentativo del territorio della che cura l'associazione. Prima Daunia e Sannio, però ci siamo chiesti che Daunia e Sannio forse all'esterno non è proprio molto conosciuto. Per cui abbiamo, visto che abbiamo questo personaggio storico che è ampiamente conosciuto, abbiamo inteso rappresentare il territorio maggiormente con questo nuovo nome, Federico II, Daunia e Sannio, anche in onore della città di Lucera. E non solo, perché comunque Federico II è stato non solo a Lucera, a Foggia, un po' in giro per la nostra Daunia. Certo. E quindi il format sostanzialmente è quasi sempre lo stesso, e poche aggiunzioni, il format è provato, quindi abbiamo una sezione di poesia dialettale come premio, la sezione di poesia italiana, poi la sezione di narrativa. In più c'è il discorso, più che in più è quello più sostanzioso, ecco, il più è più della sostanza, del premio alla carriera. Ecco, chiaramente i nomi poi li vedremo e li conosceremo nel dettaglio, i premiati, perché di nomi ne sappiamo già, però ecco, diciamo, ad oggi possiamo dire quanti hanno partecipato, abbiamo dei numeri, quanta gente si è collegata poi sul sito, quindi ha fatto richiesta, ha presentato poesie e tutto il resto. Dettagliatamente per la sezione di poesia italiana ci sono stati circa 90 testi singoli presentati alla commissione, che la commissione ha dovuto analizzare. Per la poesia dialettale un po' meno, perché il dialetto non scrivono in molti, però sono stati testi molto interessanti, almeno da come ha rappresentato la commissione. Per quanto riguarda la narrativa, oramai consolidata, lì siamo oltre i 120-130. Certamente chi ha attenzionato il concorso sono stati molto di più, molto di più. E questo è abbiamo i premiati le due commissioni, perché sono due le commissioni, una di poesia che comprende sia la sezione di dialettale che quella in italiano, e poi la sezione di narrativa. Una, la sezione di poesia, è formata da 5 componenti al momento, mentre quella di narrativa da 12 componenti. Parliamo di commissioni, parliamo col professor Duilio Paiano, che comunque, a parte la sua notorietà nello scrivere, è presidente di commissione, quindi una commissione che ha dovuto lavorare tanto innanzitutto. Sì, buonasera, intanto un saluto a chi ci guarda. Sì, sono presidente di questa commissione, mi fa molto piacere esserlo, perché è un ruolo che ci permette, come dire, di scandagliare un po' quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, di fare una selezione ogni anno. Naturalmente questo significa che poi molti nominativi e molti personaggi che lo meriterebbero rimangono fuori, ma noi insomma speriamo poi di recuperarli con le edizioni successive. Per quanto riguarda quest'anno, andiamo a premiare due personalità, una delle quali è anche molto legata a Lucera ed è alla memoria, un premio alla carriera, però alla memoria, e mi riferisco al professor Pasquale Soccio, che pur essendo nato a San Marco in Lamis, cioè essendo un garganico di nascita, tuttavia ha espletato la sua professionalità, la sua attività di pedagogista, ma non solo, perché è stato filosofo, è stato scrittore, poeta, eccetera, soprattutto in questa terra, nella terra di Lucera,
E tra l'altro credo proprio in questo ambiente in cui in questo momento noi stiamo registrando questa intervista. Al professor Socci io credo che si doveva un riconoscimento di questo genere per tutto quello che ha fatto, per l'eredità culturale che ci ha lasciato, per i tanti professionisti che vivono ancora oggi a Lucera ma che sono sparsi per l'Italia e per il mondo e che portano l'imprimatur proprio di Pasquale Soccio. Riceveranno il premio due nipoti del professor Soccio, Veneranda e Angelo, e poi c'è un secondo premio alla carriera, questa volta alla carriera una personalità vivente che è devoluto al destinato, meglio, al professor Cosmasiani. Il professor Cosmasiani è una coincidenza, ma è anche lui originario di San Marco in Lamis, è un'autorità nel campo delle lingue, infatti è un docente universitario in pensione di lingua inglese, lo è stato presso la Sapienza, l'Università La Sapienza di Roma, e però a parte, come dire, la sua carriera di accademico, che pure è una carriera di grande prestigio, notevoli sono i suoi studi, le sue ricerche. Ma soprattutto è notevole l'attenzione che lui ha messo per tutta la sua vita su un personaggio, anch'egli nativo e originario di San Marco in Lamis, ma che ha illustrato non solo la Puglia e la Capitanata, ma anche l'Italia. Parlo di Joseph Tusiani. Ebbene, Cosmasiani ha, come posso dire, rovistato fra tutta la produzione immane, immensa di Joseph Tusiani. Ne ha fatto anche delle opere critiche, ne ha fatto anche delle traduzioni, le ha fatte conoscere non solo in Italia ma anche nel mondo. E poi lui soprattutto è un dialettologo, è un appassionato dei dialetti, ha studiato in particolare il dialetto garganico, che è naturalmente il dialetto della sua terra d'origine, si è occupato, perché ha vissuto a Roma per tantissimi anni, anche dei dialetti della zona di Roma, del romanesco, ma non solo, ma anche di altri dialetti italiani, per cui possiamo sicuramente annoverarlo tra gli studiosi di dialetto più importanti e più profondi che esistano ancora in Italia, tra i viventi. Quindi è anche Cosmasiani un'eccellenza del nostro territorio, che la Commissione ha ritenuto potesse essere insignito di questo premio. E, come dire, il premio poi sarà tangibile attraverso la consegna di questo manufatto in bronzo, che è un augustale, opera del maestro Lovaglio, che gli sarà consegnato appunto nel pomeriggio, nella sera del 7 ottobre, quando presenzierà, come noi speriamo, alla cerimonia. Presidente, allora chiudiamo dando appuntamento, ora, luogo, e ovviamente tanta gente dovrà venire a sentire queste belle cose, perché comunque la cultura, poi noi parliamo di cultura in questo periodo particolare in cui c'è Lucera che è candidata a essere la città italiana, ci auguriamo, per Italiana della Cultura per il 2026, quindi chiudiamo con gli appuntamenti. Allora, proprio il manifesto è intitolato a Lucera, capitale della cultura italiana. La manifestazione si terrà qui presso il convitto Ruggero Bonghi di Lucera il giorno 7 ottobre alle ore 17 presso la Cappella San Bartolomeo. Volevo ringraziare tutti i miei collaboratori, ma in particolar modo, sin d'ora li voglio ringraziare, in particolar modo voglio ringraziare il maestro Michele Orrasio, che lo scorso anno noi abbiamo premiato ad Alberona al premio alla carriera, ma che quest'anno si è speso come presidente della commissione di poesia.